Ha detto che lei è molto misurato, ora la faccio commuovere però, le faccio vedere una bellissima foto. È sua moglie Nunzia che abbraccia Gea dopo la lunga positività. È una bambina di 8 anni che non ha potuto abbracciare né suo padre né sua madre perché eravate entrambi positivi. Che effetto le fa? È un bel effetto, è davvero... Chi è stato positivo capisce fino in fondo come siamo stati travolti in questi 8 mesi di vita, perché è cambiata la nostra vita in generale fuori, perché non facciamo più le cose che facevamo prima, ne facciamo meno. Quando poi ti entra in casa, e purtroppo questo dobbiamo ricordarlo a tutti, ora entra in casa perché sono soprattutto i contagi familiari quelli fuori controllo, e scopri anche quanto è dura non abbracciare le persone che ami, non abbracciare un figlio, non abbracciare tua moglie, non abbracciare i tuoi genitori, diventa la prova che la nostra vita è cambiata. E però bisognerà andare avanti così, con rigore e distanziamento sociale, e il nostro Natale sarà diverso, è bene dirlo. Ora dobbiamo mettere in sicurezza il paese per incontrarci. C'è la grande famiglia purtroppo... a casa, non potremmo averla. No, ma diciamocelo con franchezza sin da ora. Potremmo avere il nucleo familiare più stretto e dobbiamo fare attenzione, perché è così. E lo dobbiamo soprattutto alle 42.953 persone che non ci sono più. E lo dobbiamo alla loro memoria, perché purtroppo allora, boccia, nei prossimi giorni dobbiamo andar via, tenerci per mano per evitare che aumentino quei numeri. Però la ringrazio, ci vediamo molto presto. Voi